bella è la nostra città. Sorvolando la vediamo Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Mole Antonelliana e laggiù piccolina Maria Ausiliatrice. La nostra famiglia vive sulla torre campanaria del 1470, quando fu costruita. Una volta, ai piedi della torre, c'erano tre chiese: San Giovanni, Santa Maria e San Salvatore. Ma la città si ingrandiva sempre più. Così, nel 1490, le tre chiese vennero abbattute. E si costruì la grande cattedrale che c'è ancora oggi. Nel 1578 è avvenuto un fatto importantissimo. Emanuele Filiberto, duca di Savoia, portò dalla Francia il lenzuolo in cui si pensa sia stato avvolto il corpo di Gesù deposto dalla croce. Non c'era un luogo adatto a conservarlo, così si diede inizio alla costruzione di una cappella dedicata. Era bellissima ed era collegata direttamente a Palazzo Reale, così il re poteva averne accesso diretto. Nel 1720 la nostra famiglia dovette traslocare. La torre campanaria era troppo bassa, così l'architetto Iovara la fece innalzare di 12 metri. Dun, din, dun. Una notte siamo stati svegliati dalle fiamme che si sprigionavano proprio da quella cappella. Che paura! La sindone rischiò di essere distrutta, ma i vigili del fuoco riuscirono a portarla in salvo. Proprio sotto la cattedrale c'è il Museo Diocesano, che anno dopo anno ha ospitato tantissime opere d'arte provenienti dalle chiese di tutta la diocesi. E ci sono anche i resti delle tre basiliche paleocristiane. Beh, siamo o non siamo dei piccioni fortunati? Bi 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 ba 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 ba. Adesso facciamo la moschetta. Aspetta, che qua quella è quella che abbiamo inventato noi? Ah sì, quella che ho inventato io. Due volte. Due volte bip. Sentire il rumore di un clacson. Io lo so. Via!